Anticipazioni una vita, puntate spagnole. Aurelio è ancora vivo. Una vita sta per finire e, nel corso delle ultime puntate, regalerà sorprendenti colpi di scena ai telespettatori. In particolar modo, Aurelio sarà al centro dell'attenzione poiché, dopo che tutti l'avevano creduto morto, farà il suo ritorno ad Acasias. Per questo motivo tutti scopriranno che Quesada è ancora vivo. L'intenzione del perfido uomo sarà quella di farla pagare a sua moglie, che quindi sarà in serio pericolo. Anticipazioni una vita, puntate spagnole. Tutti pensano che Aurelio abbia perso la vita. Nel corso delle puntate di una vita che avvicinano sempre di più il finale, Aurelio finisce vittima di una trappola orchestrata da Rodrigo. Il chimico ha deciso di partire ed andarsene per sempre, dopo aver capito definitivamente che sua moglie Valeria ama David. Prima di andare via, però, annuncia a Valeria di avere intenzione di portare a termine il suo piano di vendetta. L'uomo invita Aurelio a recarsi al laboratorio con lui, per poter osservare il funzionamento della formula del gas tossico. Naturalmente, senza nessun sospetto, Quesada acconsente, ma proprio lì si sta per compiere la vendetta di Rodrigo. L'uomo lo colpisce alla testa e, dopo il suo svenimento, fa diffondere nell'aria un gas letale. Dopo qualche minuto, Aurelio perde la vita. Nel quartiere non ci sono più sue notizie, ma in seguito, viene ritrovato senza vita nel laboratorio. La voce della sua morte si diffonde rapidamente per tutta Acasias e raggiunge in fretta anche la moglie Genoveva. Quest'ultima non è affatto devastata dalla notizia, ma al contempo deve organizzarsi perché dovrà crescere il figlio che sta aspettando da sola. Anche in questo caso, però, le cose si risolvono per la Salmeron. Dopo un malore, Genoveva scopre di aver perso il suo bambino. La notizia non la sconvolge particolarmente, anzi al contrario la donna è lieta di non dover dare alla luce il figlio di Aurelio. Altri eventi, però, stanno per causarle preoccupazione. Anticipazioni una vita, puntate spagnole. Aurelio torna e vuole assassinare Genoveva. Dopo la morte di Aurelio, Genoveva vive un periodo di tranquillità. A cambiare la sua vita è anche l'arrivo improvviso di Gabriela. Quest'ultima è la figlia che aveva avuto molti anni prima e tenuto segreta, ed affidata alle cure di una zia. Nonostante lo shock iniziale, in seguito la Salmeron è felice di aver ritrovato sua figlia ed inizia a sviluppare un forte attaccamento verso di lei. Quello che però non sa è che, sebbene Gabriela si dimostri dolce e gentile con lei, in realtà sta pianificando una vendetta ai suoi danni. Infatti la donna comincia a sentirsi sempre più debole e sta sempre peggio. Gabriela la sta lentamente avvelenando e la fa visitare soltanto da un medico che è d'accordo con lei. Le cose però cambiano improvvisamente con il ritorno di Aurelio. Quesada fa ritorno ad Acasias e fa sapere a tutti di aver soltanto inscenato la sua morte. In realtà è sopravvissuto all'incidente nel laboratorio e la sua unica intenzione è quella di vendicarsi della moglie. Genoveva capisce di essere in pericolo, ma è troppo tardi per agire in qualsiasi maniera. Aurelio si presenta a casa sua puntandole una pistola contro e dicendole che finalmente sta per pagare per tutto il male che ha commesso. Ormai a conoscenza dell'amore che la Salmeron prova verso sua figlia, Quesada punta la pistola contro di lei. Genoveva, quindi, decide di fare da scudo a Gabriela e, quando il colpo parte, è lei a prendere la pallottola. Aurelio fugge via, mentre Gabriela cerca dei soccorsi per salvare la vita di sua madre, già indebolita a causa del veleno. Voi che cosa ne pensate? Credete che Genoveva perderà la vita e sarà proprio questo il finale della soap? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.